le cure fuori sono impressionanti. Quanto le hanno chiesto altrove? Per mio figlio 7.000 euro, fa parecchio, repara i denti, e invece per me curarli e più fare gli impianti mi hanno chiesto 8.000 euro. Mi stanno aiutando loro perché non lo sarebbe permesso. Per il Consiglio Superiore di Sanità, il 65% degli italiani non ha accesso alle cure odontoiatriche per ragioni economiche e il 95% della popolazione cura i denti in ambulatori privati. Noi interveniamo dove il Sistema Sanitario Nazionale non può intervenire, e vuol dire che negli anni abbiamo visto decisamente un aumento grande di famiglie italiane che purtroppo ricorrono a noi. Quello che noi facciamo sono le urgenze, otturazioni, quindi denti cariati, a volte anche devitalizzazione quando vengono, sono necessarie. Purtroppo molti dei pazienti, a meno che capitano a me, che mi occupo per lo più della parte di endodonzia, arrivano con grosse problematiche, situazioni socio-economiche diciamo un po' scarse, un po' carenti, ciò che viene ingerito è pieno di zuccheri e cibo che non è dei più salutari, quindi chiaramente questo si riflette sulla situazione dentale e noi cerchiamo di recuperare quello che è recuperabile. È la prima volta che vieni qui? Sì, oggi ho accompagnato mia mamma, ha molto dolore e siamo venuti oggi. Gentile, comportano veramente bene. Il servizio nasce nei primi anni 80 per i primi immigrati, non avevano alcuna possibilità di cure, né medica né odontoiatrica. Ma negli anni poi si sono affiancati purtroppo una quota di nostri connazionali, tanto che fruisce di questo servizio circa il 40% di concittadini romani. Io la chiamo la fabbrica del sorriso, perché si cerca di restituire dignità a persone che hanno avuto quelle che noi chiamiamo ferite invisibili. Grazie a lei. Non ci abituiamo mai però a questo tipo di gratitudine, ci stupiamo sempre e diciamo ma no, ma è il nostro lavoro, ma qui veramente noi doniamo il nostro lavoro che è importante. La cura ripaga chi la offre, perché essere volontari vuol dire anche portare a casa qualcosa con sé, qualcosa di positivo, qualcosa di buono. Quello che più mi fa star bene è il benessere dei pazienti.